E vediamo le prime immagini di questo lancio di stamattina della missione DART, che cos'è il Double Asteroid Redirection Test, un nome difficile per una missione altrettanto difficile, lo vediamo Pronuncia insieme, guardate, sontuosa, 7:20, eh? pronuncia sontuosa. 7:20 eravamo in onda stamane, è partito questo razzo SpaceX e si è staccata la sonda della NASA con una missione interplanetaria perché partecipa anche l'ente spaziale europeo per raggiungere un asteroide binario composto da due, quindi, asteroidi e colpirne uno dei due e quindi deviarne la traiettoria. C'è anche l'Italia in questa missione? Assolutamente sì, è assolutamente sì, Monica. Infatti, vediamo le immagini proprio di questa missione DART. Grazie alla nostra regia, l'Italia partecipa in che modo? Con un satellite che è stato installato a settembre scorso. Questo stiamo vedendo l'assemblaggio in California del veicolo grande come un frigorifero, e in pratica questo satellite italiano andrà a documentare i momenti successivi alla collisione della sonda con parte di questo asteroide. Il fine è quello appunto di deviarlo. È un test, eh? Si tratta di un test, quindi pare che siamo in totale regime di sicurezza. Lo vedete, quello sarà. Senti Antonia, ma asteroidi, meteoriti, eccetera, e le comete sono pericolose? Pare che siano altamente pericolose. Bene. Ecco, assolutamente sì. Possiamo anche vederne qualcuna, qualche immagine, qualche eccola qua. Guardate, questa era la cometa di Halley e quest'altra Hale-Bopp, 1992. Sono pericolose, sì, come lo sono i meteoriti asteroidi, di fatto. Però passano molto più di rado e quindi questo ci tiene un po' più al sicuro. Nel caso ci scansiamo, dai. Meno Però c'è male. la cometa di Natale, Vabbè, quella ci mancherebbe se non ci fosse la cometa di Sta Natale. arrivando, che Sta non è quella che arrivando. abbiamo visto, Chelyabinsk, E che allora la vedete? ci Scansatevi. ritroveremo su un'altra vela.